molta paura, molta notte, molto buio. E mi ricordo proprio anche come era messo il letto. Il Monte Rosa sullo sfondo, il divano rosso. Io sono seduto dietro, lui mi guarda attraverso lo specchio. Non sapevo se entrarci o no. E poi alla fine ho deciso di entrarci perché il ragazzo che lavorava dentro mi ha detto vieni, vieni, ci sono delle cose che ti voglio far vedere. Trovai questa cosa con una costina rosa, un titolo Emo me lencio e pensavo di trovarmi di fronte a un'orribile storia d'amore. In realtà era una storia distopica, efferatissima e cruentissima e mi spiacciò tantissimo. Il libro che mi ha costretto a restare in macchina per ascoltarlo fino in fondo e per goderne ogni atmosfera non è un libro, è una canzone. Diciamo che ci sono innamoramenti del momento che poi però non sono dimenticati. Io con gli amanti letterari non sono una traditrice, li stratifico, non li abbandono. Infatti i lettori sono lettori per tutta la vita perché sono nati lettori, perché a un certo punto qualcuno ha dato loro questa specie di regalo. Raccontare la lettura significa essere capaci di restituire, riprodurre quel fascino e questo non è facile. Probabilmente leggo il fatto di leggere al grande piacere del raccontare agli altri. Il miglior libro è sempre quello che presenti oggi. In questi anni è stato indubbiamente molto bello poter dare una faccia a delle righe. Emoziona vedere le persone che fanno la coda per andare a vedere gli appuntamenti, mi emoziona che le persone amino le cose belle. Io leggo quando vuole il libro. Perché dove non sono arrivati gli uomini con me ci sono arrivati i libri. Quindi certe volte effettivamente c'è stato questo incontro con una pagina improvvisa, sia nel bene sia nel male. Ti metti a leggere qualcosa che ti causa dei sentimenti che intorno a te nessuno capisce. Capita di leggere dei libri in cui tu leggi un libro e dici ma com'è possibile che a questo tizio sia venuta in mente questa roba, com'è possibile? Che a un certo punto la fantasia letta era superiore alla fantasia vissuta. Che però non è un affidamento, è proprio, succede una cosa stupefacente.